Massimiliano Bellarte, chi si rivede? 5 anni sono passati, ma non ce ne siamo accorti. Torni da campione d'Italia al femminile e adesso ci vuole al maschile. Sì, sono passati 5 qui che li ho trascorsi, 3 sono andato via ed è bellissimo ritornare perché comunque ho visto che poi è cambiato poco per quel che riguarda le persone, per come poi è strutturata la società, per i miglioramenti che sono stati fatti. È cambiato tanto per quelli che sono i titoli conquistati dalla società e quindi sono orgoglioso di poterne fare parte e tentare di poter dare il mio contributo. Questa squadra può ambire a? Questi per me sono i migliori giocatori che io potrò allenare adesso, quindi per me la rosa migliore allestita e che si poteva allestire. Quindi con questi giocatori tenteremo di arrivare alle partite che contano, ossia le finali, poi giocarci le finali per tentare di vincere, perché l'Acquasapone come società è abituata a vincere adesso. A sapere poi riuscire, che squadra è? La squadra quest'anno è totalmente rinnovata, per 6 dodicesimi è nuova, siamo convinti, sono convinto che abbiamo fatto un buon lavoro e che la squadra sarà competitiva. Della vecchia guardia sono rimasti Dudu, Coco, Misael, Fabinho, Gagliani, Mazzocchetti e Pieragostini. I nuovi abbiamo preso due ragazzi giovani, Leandro, un brasiliano che giocava a Cipro, Parra, uno spagnolo che Parra, Parla. ora imparerò pure io, Parra, uno spagnolo che giocava in Polonia. E poi abbiamo preso un pivot da Serie A2 dell'Under dal Sesto. E poi è giusto citare questa nuova filosofia, diciamo. Proviamo ad inserire ragazzi locali che si sono messi in mostra nei campionati minori.